Bene, grazie mille, buongiorno a tutti. Scusatemi l'accento, sono olandese, giornalista. Ho la fortuna che fino adesso il libro venga percepito molto bene in Italia, perché ho avuto inviti veramente dappertutto in Italia per le presentazioni del libro, ma io ci tenevo molto a farlo a Napoli, perché io parlo proprio bene di Napoli nell'introduzione del mio libro, amo questa città molto particolare. E se avessi scelto io un argomento che avrei approfondito per parlare di una cosa positiva dell'Italia, sarebbe stato proprio Napoli, poi vi spiego perché. Chiedere a 25 corrispondenti della stampa estera a Roma, di 25 paesi diversi, 13 donne e 12 uomini, di parlarmi di un aspetto che piace loro dell'Italia, che potrebbe essere di tutto, può essere un'organizzazione, una persona, un'abitudine degli italiani, un territorio, di tutto insomma. E quindi sono venute fuori 25 risposte completamente diverse fra di loro, che sono però tutti positivi sull'Italia, per tirare più il morale degli italiani, perché in Italia c'è troppa negatività, secondo me, sul proprio paese. Io credo che questo sia ancora di più per Napoli, perché si critica spesso Napoli, sappiamo che c'è corruzione a Napoli, sappiamo che ci sono molti problemi a Napoli, c'è la camorra a Napoli, è giusto che il giornalismo se lo occupa, e che indaga, eccetera, questo è un dato di fatto importantissimo, ovviamente, lo riconosco, è tanto di cappello per coloro che a volte perfino rischiano la vita ad indagare e a denunciare, eccetera, quindi tanto di cappello per questi colleghi coraggiosi, ci manca l'altro. Però anche Napoli è comunque una città stupenda, è una città bellissima, una città che ha una forza sua storia e identità, una città dove mi sono sempre sentito molto a casa, e quindi è stato un grande piacere quando ho conosciuto una volta uno che è molto attivo come blogger, che ha scritto anche due libri su Napoli, che qui presento, Angelo Forgione, che ho conosciuto, che ho preso contatto con lui quando ho scritto sul tracollo di molte chiese, perché Napoli ha una quantità di chiese tantissime, cioè veramente incredibile quante chiese ha, che hanno una bella storia, che sono interessanti, purtroppo molti sono messe male, non sono mantenute bene. Avevo scritto un reportage su questo, poi in questa occasione ho preso contatto con Angelo Forgione, che mi ha raccontato molto della sua città, ha scritto quindi questi bei libri anche su Napoli. E l'ho nominato nell'introduzione del mio libro perché è uno che ama Napoli pur sapendo che ci sono i problemi, che ci sono i difetti, comunque lo difende, insomma, a spada tratta, è questa cosa che mi piace. Questa città ha comunque molti tesori, è una città su cui ho scritto molto spesso articoli, a volte critici, ci manca l'altro, ma a volte anche per fortuna positivi. Prima Carlo Franco ha fatto la considerazione sul libro, sull'altro libro, su Tagre di De Masi, col quale ho avuto io una polemica sul Corriere del Mezzogiorno, l'ho smentito, insomma, mi ha avuto un botto in risposta, quindi non per passare a un altro libro, il tuo libro mi piace sicuramente molto di più perché è più viscerale, diciamo, è meno interessato. E quindi su quella polemica io faccio una considerazione, per esempio un sociologo come De Masi dice che Napoli non produce e non ha creatività. In realtà non si considera una verità principale che il Sud Italia è la macroarea più povera d'Europa, addirittura più povera della Grecia, se consideriamo solo il Sud Italia. Questo è percepito negli altri paesi, è percepito in Olanda, questa questione meridionale di cui poi in Italia non si parla più, è percepita fuori, o è un problema che sentiamo solo noi meridionali in questo momento? Allora, De Masi, volevo dire su De Masi, no, ecco, il suo libro non l'ho letto, ma già quando andavo a scuola di media superiore, quando avevo 15-16 anni, ci dava una lezione sul problema del soggiorno in Italia. Quindi addirittura come scolaro di 16 anni in una scuola da qualche parte in Olanda si parlava il problema del soggiorno in Italia.